da Giovanni. E allora siamo arrivati anche quest'anno, l'ottavo anno praticamente consecutivo qui a Santo Stefano al Mare. Di solito, però già l'anno scorso eravamo qui su questa piazza che io adoro. Questa sera sarà eletta la decima finalista regionale, la ragazza che si va aggiungere alle altre nove che andranno a rappresentarci a Salso Maggiore Terme dal 23 al 27 alle prefinali nazionali. Sono 250 ragazze, pensate, 60 alle finali, alle finali nazionali, l'11, il 12 e il 13. Io vi ringrazio di cuore, a voi pubblico, di essere sempre così numeroso e accogliente e caloroso con noi, quindi grazie da parte mia. Se vi ho dato fastidio, se ho dato rumore, vi chiedo scusa, voi bambini lo sapete che non dovete scappare. Un grazie a tutto il mio staff, perdonatemi se oggi non ero proprio dell'umore migliore quando sono arrivato, piano piano poi mi sono ripreso cantando, ma vi posso garantire che ho passato due giorni non molto divertenti, non c'entra niente Santo Stefano al Mare, quindi anzi, meno male che c'era oggi. Detto questo, la mia prefinalista, la decima di questa sera, e quindi Miss Rocchetta Bellezza 2010, città di Santo Stefano al Mare, caro Marcello Ravallino, l'avete voluta, l'avete scelta, Ravallino, l'avete voluta, l'avete scelta, lei è la signorina, che non ci crederà, Sara De Gaetano. Da Enzo e Patrizia Mirimiani un grazie e un appuntamento in tre serate in Mondovisione su Rai 1 l'11, il 12 e il 13 di settembre a Salso Maggiore Terme per l'elezione della 71esima edizione di Miss Italia. Da parte mia, da parte di tutto il mio staff, un grazie a tutti voi, un grazie a Raffaella, un grazie a Stefania, un grazie alle mie madrine di questa serata, grazie a tutti voi, un grazie ancora all'amministrazione comunale. E che Dio ci accompagni sempre, grazie e buonanotte a tutti! Italia. Sara, per cortesia, fai passerella.